Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la Maullo Racing, signori miei, con Formula 1 2020 per continuare a portare avanti questo mondiale e cercare di ottenere dei punti importanti. Allora, signori miei, prima di partire col video, intanto andiamo a vedere un attimino. Abbiamo 3 milioncini, 3 milioncini. Cosa potremmo sviluppare con 3 milioncini? Marketing, studio analisi, esperienza guadagnata dal vostro secondo pilota. No, il ritmo è alto 2 milioni, la destrezza 1,5 e il riflesso secondo la pilota. Aumentiamo, dai, miglioriamo la destrezza del nostro secondo pilota. Allora, signori, prima di partire col video, questa è stata una breve intro. Io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate, che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, mi trovate come Maullo941 e guardate sempre le stories perché lì vi aggiorno su quando faccio le live o su questa piattaforma o sull'altra. E niente, ragazzi, detto questo, partiamo con il video. Ok, signori, siamo qui in società e personalizzazioni perché ho scoperto che se andiamo su livrare auto, noi possiamo modificare il colore degli sponsor, signori, che in questo momento non si vedono completamente. Quindi, qui ci metterei uno zainetto, cambiamo di colore, lo facciamo rosso, signori. Lo zainetto deve essere rosso, così si vede bello. Eccolo lì. Ecco, così compare nella nostra bellissima livrea. Qui ci andiamo a mettere invece Avolo, che la mettiamo pure rosso, signori miei. Si devono vedere questi sponsor. Questi sponsor si devono vedere. Con lo giallo di sfondo è difficile trovare dei colori che ci stiano. Perfetto, guardate che cosa carina. E qui ci andiamo a mettere invece il nostro sponsor principale, Fuel. Lo lasciamo bianco perché Fuel lo lasciamo bianco. E c'è un altro spazio degli sponsor. Ah, lì sotto che ci mettiamo? Ci mettiamo pure Fuel, dai. Ci mettiamo pure Fuel, dai, così lo facciamo bello tutto quanto. Guardate che carina la nostra macchina che ha preso finalmente un po' di colore. Sono comparsi tutti gli sponsor. Che cosa carina. Che cosa carina. Abbiamo tanti sponsor diversi, dai. Potremmo metterli più colorati, sinceramente. Potremmo farli più colorati, ma non ha importanza. Va bene così. Va bene così, signori. Già, abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento. Dobbiamo invece fare un altro piccolo cambiamento. Allora, questo già siamo col secondo motore. Sì, secondo qui. Sì, abbiamo già portato queste modifiche. Il cambio l'abbiamo cambiato. Il cambio l'abbiamo cambiato. Va bene, signori, andiamo al weekend di gara di Canada, che spero di riuscire a fare qualcosa di buono. Ovviamente farò le prove libere off camera. E ci vedremo in pista direttamente per le qualifiche, signori, sperando che riesca ad andare tutto bene, tutto bene. Ok, signori, ci siamo. Qualifiche, andiamo in pista, non perdiamo tempo e speriamo di fare una buona qualifica, signori. Canada sono le qualifiche. Allora, le prove libere non sono andate benissimo, perché tra l'altro eravamo pure sotto il diluvio universale, quindi diciamo che le qualifiche sono state un po' tanto per farle, ecco, mettiamola così, tanto per prendere quei 100 punti per sviluppare la macchina. E le qualifiche sono già più importanti. Le qualifiche già sull'asciutto è tutta un'altra situazione. Canada lo conosciamo, o quantomeno lo conosco bene come circuito, quindi speriamo di riuscire a fare qualcosa di interessante e magari riuscire ad arrivare a una buona posizione in qualifica che ci permetta di poterci difendere anche bene in gara praticamente. Dai così, siamo Hamilton è lontanissimo. Dai così, cercare di qualificarci il meglio possibile. Dai, gira, macchinina, corri, corri, macchinina. Dai, sarebbe buono magari fra i primi 10. Fra i primi 10 già sarebbe tantissima roba. Hamilton è lì, però non so quanto sia la distanza tra. Frena, bello così, dai, muro, ma porca di una paletta ambriaca, abbiamo dato una spallata a muro, signori. Quanto chiudiamo? E questi sono danni che dovremmo andare a far riparare, dobbiamo stare attenti. Siamo sesti, tanta roba, gli sponsor sulla livrea portano bene, sesti, signori, partiamo sesti, tanta roba, abbiamo distrutto un'ala praticamente che ci verranno tolti i soldi in maniera pesante. Però va bene, siamo sesti, bella così, dov'è il nostro samurai? Il nostro samurai è 19esimo, 1,14, noi abbiamo fatto
per la gara di domani. 1-13, vabbè, dai, ci pensiamo noi a portare avanti questa scuderia, ci pensiamo noi, meno male che ci pensiamo noi, e abbiamo speso pure qualche soldo per migliorare i riflessi. Oh, Crojan, come siamo messi con la sfida qui? La sfida 19 a 22. Cazzo, lo sta vincendo lui a una gara dalla fine. Porca miseria, un gran premio rimanente. Che mi sa che è questo. Dai, così, portiamo a casa esperienza. Dai, dai, dai. Andiamo in pista, andiamo in pista. Vediamo di riuscire a portare a casa dei punti importanti. Riuscissimo a portare a casa dei punti importanti sarebbe tanta roba. Sarebbe tantissima roba. Però va bene. Dai, dai, carica, carica, che la Maulo Racing è carica, la Maulo Racing è carica. Dobbiamo portarci a casa a Canada. Canada la vedo bene, signori. Non vedo un possibile disastro come è stato negli ultimi Gran Premi. Sì, se non sbaglio, nell'ultimo Gran Premio, negli ultimi due Gran Premi siamo ritirati. Ora, c'ho un attimo di vuoto mentale perché era da un po'. Sì, zio. Andiamo alla gara e stai zitto a non parlare. Ho un attimo di vuoto mentale, ma se non sbaglio, negli ultimi Gran Premi siamo andati a muro in entrambi i Gran Premi. Uno era Monte Carlo, forse, e Azerbaijan. Poi, no, no, sto facendo confusione. Sì, forse era Monte Carlo e Azerbaijan, che siamo andati a muro in tutte e due. Dai, qua in Canada ci possiamo rialzare. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Carichi, carichi, signori, carichi, signori. Dai così, la partenza è buona, la partenza è buona. Non, allora, se alla prima curva mi buttano già fuori, signori, noi riavviamo. No, ho perso già l'alettone, già ho perso l'alettone, non c'è nemmeno i flashback. Calma, 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 calma. Non ci sono curve, non ci sono tante curve veloci. C'è qualche curva in cui possiamo perdere un po' di aerodinamicità, ma non fa niente. Dai, però, ma dai, ma non mi può frenare così davanti. Ma dai, ma mi ha distrutto l'alettone. Ora questo me lo faranno pagare a peso d'oro praticamente. E chi la tiene qua in curva la macchina? Ma porca, ecco, lo sapevo io. Dove stai andando, bastardo di un Vettel? Nella realtà non corri e qua mi devi fregare il posto a me. Dai, 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 dai. Mannaggia, dai, raga, come si fa? Abbiamo perso completamente l'alettone destro. Va bene, dovremo correre con le unghie e con i denti fino alla fine praticamente. Eccolo là. Dai, dai, girati e apri tutto. Apri tutto. Vai in modalità sorpasso. Vai in modalità sorpasso. Apriamo tutto. Dai così. Consumiamo tutto. Consumiamo tutto. Dobbiamo prendere distanza. Siamo quinti, signori. Siamo quinti. Non siamo per niente messi male. Dai così. Dai così che ti tengo, Vettel. Dai così che ti tengo, Vettel. Ma quale box? Mi ha segnalato di rientrare box. Ma che pazzo. Siamo quinti. Dai, 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 dai. Dai, 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 calma, 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 calma. Non dobbiamo fare cretinate. Dai, 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 dai. Certo, perdere l'alettone così, dai. Deve essere una gara molto più liscia se Leclerc non mi avesse frenato proprio davanti la faccia. Mamma mia quanto perdiamo in quelle curve. Mamma mia quanto perdiamo in quelle curve. È passato Ricciardo, ma noi lo teniamo lì. Dai così, tieni la macchina. Avvertimento collisione su Ricciardo. Non ce ne frega assolutamente la mazza. Siamo qui per combattere e combatteremo, signori. Siamo qui per combattere e combatteremo fino all'ultimo centimetro di pista in cui potremo combattere. Bello perché non mi sta dando nessuna penalità. Allora, qui dobbiamo tenerci l'interno. Nel senso, qui dobbiamo tenerci sulla destra. Così se loro vogliono passare lo possono fare, ma noi poi abbiamo il lato buono di pista. Dai così, gira, gira macchinina e apri tutto. Apri tutto! Non è che si ammazzano. Ogni volta spunta la bandiera gialla quando facciamo questa curva. Secondo me si ammazzano pesantemente, signori. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Frena, 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 frena. Abbiamo frenato tantissimo qui. E dai, vabbè, ormai tanto l'alettone l'abbiamo perso, quindi. Pezzo più, pezzo meno, non cambia nulla. Ricciardo è rientrato ai box. Il DRS adesso funziona. E noi la prendiamo nel popolo ancora peggio di prima, praticamente, perché. Ora ci possono venire sotto molto più velocemente rispetto a prima. Sarà difficilissimo riuscire a difendersi. Ok, quel pezzo era in più, signori. Quel pezzo era in più, non mi preoccupate. Non mi preoccupate, non fate caso ai pezzi che perdiamo noi. Dai, dai, tieni la macchina, mannaggia di una patriosca. Dai, 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 dai. No, no, non ti faccio passare, è inutile. È inutile che venite qua dietro, qua sotto, belli sportivi, perché non vi faccio passare. Io tengo l'interno, così se voi volete passare dovete buttarvi
dai, all'esterno e io poi vi frego. No, 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 non passi, non passa nessuno. Difendo con le unghie e con i denti, non passa nessuno. Non passa nessuno, non passa nessuno, frena, 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 frena. Ok, signori. Dai così, tolta la. No, di nuovo bandiera gialla, di nuovo bandiera gialla. Noi facciamo un tappo pauroso. Stiamo facendo un tappo pauroso, però dobbiamo difenderci, signori. Dobbiamo fare il nostro. Dobbiamo fare il nostro e portarci più punti possibili a casa, quindi. Ce ne frega poco di quelli che stanno di quelli. Oh no, 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 se mi dà la penalità mia. No, no, non mi ha dato la penalità. Ok, no, no, no. Ma porca. No, no, fermi tutti. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è tutta questa cianciara? Che cos'è? Che cos'è? Un po' di sportiveggiante così. Un poco di autosconto, signori. Dobbiamo difendere la nostra quinta posizione. Con le unghie e con i denti. Non porteremo niente della macchina a casa, ma ce ne frega poco. L'importante è portare dei punti, l'importante è portare dei punti al quarto giro, signori. Quarto giro, Recone ne ripassa. Recone ne ripassa, non penso di riuscire. E levati, 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 levati. No, 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 Caciara, 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 signori. Caciara, Recone si è girato, Recone si è girato e ha bloccato tutti. Tappo di Recone, signori. Tappo di Recone, attenzione. Ci andrebbe di lusso, va bene anche la sesta posizione, signori. Se riuscissimo a tenere la sesta posizione, mamma mia, stiamo portando a casa una macchina che è distrutta praticamente. Stiamo portando a casa una macchina che è distrutta, qua siamo arrivati lunghissimi, va bene, ok. Dobbiamo solamente riuscire a difenderci, dobbiamo solamente riuscire a difenderci. No, sono riuscito a ripartire tutti da dietro. Ma porca di una paletta ambriaca. Dai così, 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 dai così. Corri, zio, corri. Fai correre questa macchina più forte che puoi. Dai, dai, non ci rientra il box. Guarda che mi deve fare per forza rientrare il box. Non ci rientra il box. Ma che pazzo, all'ultimo giro, signori. Significa buttare alle ortiche tutto quanto. E non ne ho la minima intenzione. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. Siamo sesti, sono punti importanti. Sono punti importanti anche per un discorso del come si chiama? Della sfida diretta col nostro avversario, con Crojan. Dai, 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 difendi, difendi, difendi. Va bene così, va bene così. Apri l'acceleratore. Apri l'acceleratore. Aia, qua dobbiamo frenare. Non passi. No, no, mi ha fatto andare lungo, bastardo. Mi ha fatto andare lungo. No, Norris di questa gran cippa. Per guardare a lui sono andato lungo, signori. Per guardare a lui sono andato lungo, mannaggia. Non avessimo rotto l'alettone sarebbe stata tutta un'altra gara, signori. Non avessimo rotto l'alettone. Nei primi giri, per colpa di Vettel, sarebbe stata tutta un'altra gara, signori. Tutta un'altra gara. No, no, non passi, non passi, non passi. No! Che devo restituire il posto? Avvertimento collisione con colpo. Va bene, va bene. Grazie per l'avvertimento, zio. Io apro tutto, mi sto all'interno. Tu se vuoi passare, vattene da quel lato. Non ti faccio passare di qua, mi dispiace. Di qua c'è tutto chiuso a modula che arrivi fino a lì perché mo di qui non passi, signori. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, va bene, forse. Forse ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati sesti? Settimi, va bene, settimi, di lusso. Signori, sofferta ma sette. Antonio Giovinazzi, pilota del giorno, ma dai! Noi abbiamo corso con metà macchina, siamo arrivati pure settimi, pilota del giorno Giovinazzi, ma state scherzando, dai, ma non esiste. Noi abbiamo corso con metà macchina, non avevo più gli alettoni anteriori praticamente. Cioè così, all'avventura. Siamo arrivati settimi. Complimenti, complimenti. Grande, grande la Maullo Racing. Grande prova della Maullo Racing. Grande prova della Maullo Racing. Dobbiamo sviluppare un botto di cose perché così non ci siamo. Siamo messi proprio male, signori. Oddio, settima posizione non è proprio bruttissima, però. Abbiamo cercato di migliorare questa macchina. Allora, settimi. Bello così, Giovinazzi è arrivato dopo di noi. Però chi è stato penalizzato? Norris è stato penalizzato. Ma il nostro Samurai è arrivato 17esimo. Buono. Russell. Crojan è arrivato 21esimo. Bella così. Abbiamo vinto la sfida, signori. Penso che abbiamo vinto la sfida. Oh, Giorgetta, fammi qualche bella domanda. Anche se già dopo le prove libere me l'ha fatta qualcuna, quindi forse riusciamo a prendere la scuderia sarà free, forse non ci si adagia sulle loro. Sono contento di non aver deluso le loro aspettative. Dai, è così.
Dai, così, una bella risposta. In questo momento si parla molto di te e della Red Bull Racing. Che ne pensi? Dovresti aggiornarvi su quel che dice, se ne parla perché se lo meritano. Tutte le scuderie stanno lavorando bene quest'anno, dai. Facciamo i diplomatici, facciamo i diplomatici. Un po' di contatti, oggi, pensate per prendere là fuori. Credo che alcuni degli altri piloti debbano imparare a guidare. Non è stato il massimo, deve stare. Beh, gli altri devono imparare a guidare. Ecco, diamo la colpa agli altri, che è meglio così. Ciao, Giorgetta mia, ci vediamo stasera nel paddock. Due piccioni con una fava. Ho preso un trofeo che non so cosa significhi, che cosa equivalga, però va bene. Allora, signori, 3 punti per noi e 3 punti per Crociani. Mannaggia, finire sul podio. Quindi ha vinto lui 25 a 22 con una gara rimanente. Mannaggia. Allora, qui le cose salgono. Perfetto, bella così. Dai, è così. Interessante, interessante. La Maulo Racing sale a quota 8 di fama. Buono. Vediamo un discorso di soldi. Zainetto e Avolo ci pagano. Perfetto. Abbiamo distrutto la macchina, quindi meno 20 da parte nostra, 80.000. Va bene. Dai, non è male. 2,68, va bene. Va bene. Piccoli passi verso nuovi traguardi, signori. Va bene. Allora, detto questo, carissimi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Io, ovviamente, off camera porterò avanti la carriera e ci vedremo già pronti per il prossimo Gran Premio. E detto questo, niente, signori. Grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Il prossimo Gran Premio è il Gran Premio di Francia. Bella raga, ciao!